Sono stati arrestati dalla polizia due uomini di origini tunisine per l'accoltellamento di un loro connazionale nei giorni scorsi in un appartamento a Terni, denunciata la moglie di uno di loro. La misura cautelare disposta dal GIP di Terni è stata eseguita sabato dalla squadra mobile. I fatti risalgono alla serata del 4 febbraio. Il ferito era stato soccorso in strada dalle indagini della squadra mobile coordinata dalla procura di Terni. La polizia è risalita a due giovani, un tunisino di 36 anni con un permesso scaduto per asilo politico e un 25enne sposato con cittadina italiana ma di origini tunisine, indagato in passato per spaccio. Il ferito, un tunisino di 19 anni, con una richiesta pendente di permesso di soggiorno per protezione internazionale e noto alle forze di polizia per spaccio, ha raccontato che quella sera si trovava in casa con altre persone a giocare alla PlayStation, casa che condivideva anche con un suo connazionale, quando questo è uscito e poi rientrato con altre persone che lo hanno aggredito, anche con un coltello e spruzzandogli contro spray urticante. Le successive indagini hanno portato agli investigatori anche a Roma per poi tornare di nuovo a Terni, dove i due sono stati arrestati. Gli agenti hanno svolto un servizio di appostamento e pedinamento nei confronti della moglie del 25enne che li ha portati alla periferia della città, dove ha incontrato i due e li ha fatti salire in auto. Nonostante l'arresto intimato dalla polizia di Stato, la donna alla guida non si è fermata andando a sbattere contro l'auto di servizio e causando lieve lesione a un agente. Nell'auto della donna è stato trovato un coltello, mentre un altro era indosso al marito e il terzo tunisino è stato trovato in possesso di una tessera sanitaria di cui era stato denunciato il furto avvenuto nell'appartamento dell'aggressione. I due uomini sono stati arrestati per lesioni aggravate, la donna è stata denunciata insieme al marito per possesso di armi o di oggetti atti a offendere e l'altro uomo per ricettazione. Una denuncia per detenzione ai fini di spaccio è scattata anche per la vittima, trovata in possesso in ospedale di 7 grammi di cocaina. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia ha intensificato i controlli per il carnevale, mirando a prevenire l'abusivismo e la vendita di prodotti pericolosi. Durante i controlli di gennaio e febbraio sono stati sequestrati oltre 10.000 articoli, inclusi giocattoli e articoli di carnevale venduti senza requisiti di sicurezza. Questi prodotti, mancando di istruzioni e informazioni essenziali, sono stati rinvenuti in vari esercizi commerciali, soprattutto nei comuni della provincia. L'importazione non regolamentata, soprattutto dalla Cina, non solo danneggia l'economia, ma rappresenta un rischio per la salute, specialmente per i bambini. I responsabili dei sequestri sono stati segnalati e saranno sanzionati. Quest'azione è parte delle attività di polizia economica per tutelare i consumatori e garantire una competizione equa. Allora ci domandiamo come mai bisogna mettere a gara i servizi? E ci domandiamo. Siamo di nuovo in Piazza Italia per protestare contro questa amministrazione regionale che ancora una volta, nonostante le tante manifestazioni che abbiamo messo in piazza, continua imperterrita sulla strada tracciata dalla vecchia amministrazione regionale. La Giunta Marini infatti privatizzò il 100% del trasporto pubblico locale, affidandolo e regalandolo, come dico spesso, a Busitalia. Questa amministrazione regionale decide invece di mettere a gara d'appalto i servizi di trasporto pubblico, poi spacchettandole in quattro lotti, ma comunque la gara d'appalto sarà un ribasso, la gara d'appalto sarà perdita di servizi per i cittadini e sarà soprattutto perdita di condizioni lavorative, di sicurezza e di diritti di chi appunto svolge il servizio, che sono gli autisti. Noi non ci stiamo, noi diciamo che la gara d'appalto non deve essere fatta, noi vogliamo che i servizi tornino in mani pubbliche. Per di più, noi contestavamo a questa amministrazione regionale, e sempre l'abbiamo fatto in tutte le sedi, la costruzione e la costituzione dell'Agenzia della Mobilità. L'Agenzia della Mobilità sapevamo che era un gioco che non avrebbe funzionato, sapevamo che era un qualcosa che avrebbe prodotto esclusivamente ulteriori costi all'amministrazione regionale e soprattutto ai cittadini. Tant'è vero che Umbria Mobilità non riesce ad andare avanti e sta vendendo, stanno svendendo, dico sempre, i depositi che erano appunto di proprietà del pubblico. Noi non possiamo accettare neanche questa forma di privatizzazione. Non possiamo accettare che i depositi degli autobus vengano ceduti ai privati per poche centinaia di migliaia di euro. È ora di farla finita, è ora di smetterla
con il gioco a ribasso, è ora di ridare ai cittadini quello che è loro, soprattutto di non svendere il capitale pubblico che è appunto dei cittadini tutti. Abbiamo assistito alla bella manifestazione messa in campo dall'assessore regionale, dal ministro Salvini, per la ripartenza dei lavori sulla ex FCU. Ecco, noi anche qui abbiamo da dire la nostra. Non sappiamo come mai le amministrazioni regionali oggi, invece di raccontarci cosa hanno fatto di buono, continuano a fare campagna elettorale su quello che faranno. Quello che faranno lo vedremo, e lo vedremo soprattutto per chi governerà di nuovo questa regione. Ma non possiamo accettare che ancora una volta la campagna elettorale viene fatta su faremo, piuttosto su farla su quello che abbiamo fatto, perché quello che abbiamo fatto purtroppo i cittadini dell'Umbria lo stanno toccando con mano. Festa grande nel centro storico di Perugia in occasione del tradizionale appuntamento con il Martedì Grasso organizzato dall'assessorato alle politiche scolastiche in collaborazione con l'associazione Carnevale Irione di San Sisto. Oltre 1500 bambini e bambine delle scuole perugine provenienti da tutto il territorio comunale, grazie ai mezzi messi a disposizione gratuitamente dal comune di Perugia accompagnati dagli e dalle insegnanti, si sono dati appuntamento in piazza 4 novembre, dove ad aspettarli c'erano i carri allegorici realizzati dall'associazione Irione di San Sisto. Per la 43esima edizione i cinque rioni hanno puntato su personaggi amati sia dai più grandi sia dai piccini. Presenti all'evento il sindaco Andrea Romizzi, il vice sindaco Gianluca Tuteri, gli assessori Margherita Scoccia e Luca Merli, il presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria Marco Squarta e numerosi consiglieri comunali. Durante la festa è stata offerta dal Consorzio Perugia in Centro una merenda a tutti i bambini. Si prepara a celebrare un'edizione speciale Nero Norcia, la mostra mercato del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici che quest'anno taglia il traguardo delle 60 edizioni e sarà in scena nella città di San Benedetto per due fine settimana, dal 23 al 25 febbraio e dal 1 al 3 marzo. Tra le novità la presenza di personaggi e personalità che si alterneranno all'interno del salotto delle eccellenze. I dettagli del programma di una delle rassegne gastronomiche più longeve ed identitarie in Umbria è stato presentato martedì 13 febbraio a Perugia durante un incontro a cui hanno partecipato Giuliano Boccanera e Pierluigi Attavilla, rispettivamente vice sindaco facente funzioni di sindaco e presidente del Consiglio Comunale di Norcia. Stefano Ansideri, presidente di Umbre Fiere, che dallo scorso anno cura gli aspetti logistici organizzativi dell'evento, e Donatella Tesei, presidente della Regione Umbria, presenti inoltre Antonella Brancadoro, direttore dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo, di cui Norcia è socio fondatore, e lo stesso notari che ha annunciato alcuni degli ospiti che si alterneranno nel salotto in piazza San Benedetto all'interno del villaggio delle eccellenze. 60esimo anniversario, quindi comincia a averci un'idea importante, siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo risultato. Naturalmente sarà una mostra mercato
mercato che metterà in mostra le eccellenze dei prodotti di Norcia e della Valnerina, quindi il tartufo che sarà sicuramente l'attore principale della nostra manifestazione, ma tutti i prodotti locali, quindi la norcineria, i formaggi, i legumi, e quindi stiamo lavorando per far sì che sia una mostra bella che possa coinvolgere tanta gente, e questo per noi è un risultato importante. Siamo arrivati alla 60ª edizione, abbiamo curato la 59ª e quest'anno ci apprestiamo appunto a celebrare la prossima. È un'attività questa che per la prima volta abbiamo intrapreso, cioè quella di organizzare eventi al di fuori del nostro quartiere fieristico. Devo dire che abbiamo trovato senz'altro riscontro da parte di chi ha commissionato ovviamente questa funzione. Nero Norcia ormai è conosciuta dappertutto, soprattutto nella vicina capitale Roma, per cui speriamo che per l'attività che è stata fatta anche di comunicazione, è stato fatto una bella attività, appunto, dicevo, possa riscontrare tanti tanti visitatori. Ovviamente, come ben sapete, il tartufo trova adesione dappertutto, ma insieme al tartufo sono tutte le specialità enogastronomiche della Valnerina, quindi abbiamo improntato tanti stand che mettono in mostra tutte le varie specialità del luogo, e non solo, ci sono anche specialità che provengono da fuori regione. Questa è ormai tradizione, l'abbiamo trovata e l'abbiamo conservata. Beh, sicuramente è un anniversario importante questo di Nero Norcia, 60 anni. Diciamo sono molti, ma rappresenta un appuntamento sicuramente riconosciuto a livello nazionale e anche internazionale. Noi come regione abbiamo fatto molto e stiamo facendo molto per la valorizzazione di questo prodotto di eccellenza del territorio attraverso le cosiddette filiere, che aiutano sicuramente molto le nostre aziende in un percorso di miglioramento continuo e di crescita anche dal punto di vista della sostenibilità economica. Nero Norcia è una vetrina di indubbio successo sempre, quest'anno il cartellone è molto ricco e quindi ci sarà sicuramente una visibilità importante che avrà ricadute sia in termini di prodotto e quindi di economia del territorio, ma ricadute anche in termini di turismo, perché sappiamo bene che le nostre eccellenze dell'agroalimentare umbro sono e costituiscono nell'ambito dello sviluppo turistico un traino molto molto importante e molto apprezzato a livello internazionale. Quindi ben venga e sarà sicuramente una edizione di grande successo. Cristiana Peguraro è stata scelta dal prestigioso marchio del fashion Michael Kors come artista di fama internazionale e ambasciatrice di San Valentino nel mondo per un evento di altissimo livello dedicato all'amore e al padrone degli innamorati, che ha unito il mondo della musica e quello della moda. La pianista e compositrice definita dal New York Times un'artista del più alto calibro si è infatti esibita nel principal store della Maison americana al Rockefeller Center nel cuore di Manhattan a New York, città a cui è legata da oltre 25 anni, divenuta per lei una seconda casa. Dopo il grande successo del concerto lo scorso anno a novembre che Cristiana Peguraro ha tenuto, la casa di moda ha deciso di coinvolgere la pianista in questa iniziativa per far conoscere la figura di San Valentino, per gran parte degli americani sconosciuta come uomo e come santo. Cristiana Peguraro prosegue così anche con questo concerto evento che ha visto una grandissima presenza di pubblico nel suo impegno di ambasciatrice di San Valentino nel mondo, titolo di cui è stata insignita oltre un anno fa dal Centro Culturale Valentiniano e dall'amministrazione comunale di Terni. Attacco al vertice per il Gubbio, perché domani pomeriggio alle 18:30 la squadra di Baglia affronta la Carrarese, terza in classifica, e se vince conquista il terzo posto in classifica. Gli Ogubini stanno andando divinamente, hanno fatto
22 punti sui 24 disponibili delle ultime 8 partite, per cui c'è da ritenere che possano fare una bellissima partita ed un risultato significativo, se non decisivo. Però nessuno è perfetto. A Gubbio la società si lamenta un po' perché nonostante questi risultati la risposta del tifo sugli spalti, almeno numericamente, non è quella che si attendeva, no? Ma l'appetito vien mangiando, conquistare ancora una vittoria potrebbe essere la chiave definitiva del rilancio anche per il tifo rossoblù. Il Perugia invece gioca sempre domani, ma in serata alle 20:45 contro l'ultima della classe. Se ci sei, batti un colpo, Grifo, perché questa è l'occasione per cercare di rimediare dopo l'amaro pareggio dell'ultima gara. Il Perugia ha grossi problemi perché non ci saranno né l'attaccante Silla né il podista Quan, che macina davvero chilometri, anche se ultimamente ha fatto un errore grave, una ingenuità pesantissima sul risultato dell'ultima gara. E c'è in forse anche Seghetti, forse per un attacco tutto da inventare dovrebbe essere rispolverato il rientrante Ricci. Infine la Ternana. Per la Ternana si può dire amaro in cauda, nel senso che non solo è in fondo alla classifica, ma per i rossoverdi gli ultimi 15 minuti sono davvero fatali. Ha subito 8-9 gol nella fase finale del torneo e quindi c'è da rimettere le cose a posto. È possibile che ci sia un calo di attenzione, un calo di concentrazione nella fase finale della partita. Toccherà a Roberto Breda vedere se si può ricucire questo aspetto e dare un taglio diverso alla squadra appunto nella fase finale delle gare. Di certo è difficile che venga concesso a Gaston Pereiro di tirare il terzo rigore, ne ha sbagliati 2 e quindi probabilmente toccherà ad un altro, in caso di penalty, di provare sul dischetto a fare gol. Ancora un bilancio positivo per il ciclismo umbro. Il comitato regionale della Federazione Ciclistica Italiana ha rinnovato l'appuntamento con la Festa dei Futuri Campioni, evento ideato per celebrare i successi dell'anno appena trascorso e fissare gli obiettivi per quello in corso. Il presidente Massimo Alunni e la sua squadra si sono ritrovati sabato 10 febbraio a Massa Martana presso il Teatro Consortium per premiare i tanti giovani che si sono messi in evidenza nel 2023 grazie alle loro qualità e soprattutto al supporto delle società che operano sul territorio. Il 2023 è stato un altro anno in cui il movimento ciclistico regionale ha arricchito il suo palmares e la sua credibilità a livello nazionale. Giornata bellissima, l'aspettiamo tutto l'anno, tiriamo le somme di un'annata che anche quest'anno il 23 ci ha portato grandissime soddisfazioni e aspettiamo sempre di farla leggermente in ritardo proprio perché abbiamo delle eccellenze nel fuoristrada e nel ciclocross. Anche quest'anno abbiamo raggiunto un terzo e un quarto posto ai campionati italiani junior, 2 ragazzi che sono andati in nazionale ripetutamente e questo per noi è motivo d'orgoglio, come ben sapete, visto i numeri che non sono così grandi, è sempre una cosa che ci può solo far sperare per il futuro. Nel 2024 stiamo lavorando per cercare di tirar fuori il meglio da ogni ragazzo che abbiamo. Le società si stanno impegnando molto fin dalla base. Oggi abbiamo già fatto la prima parte di premiazioni per i giovanissimi, dove avete visto la presenza massiccia. È chiaro che purtroppo i numeri sono leggermente in calo,
anche qui stiamo cercando di lavorare per trovare nuove adesioni, quindi trovare e organizzare dei bike park dove possono girare in tranquillità, e l'invito è quello di a tutti i praticanti del ciclismo, che sono tantissimi nel sabato e la domenica sulle strade, portate i vostri bambini a correre e in bici. Sì, è vero, sono molto molto contento e ringrazio il Comitato Regionale Umbro per aver scelto Massa Martana per questa giornata di festa, di premiazione, una festa ancora più grande perché riguarda, celebra il settore giovanile, quindi sappiamo l'importanza dei giovani per il futuro, ma e quanto lo sport come il ciclismo può incidere sulla crescita dei ragazzi, quindi sono veramente contento di vedere il nostro teatro pieno di famiglie, di ragazzi, di bambini e quindi di società, e le società sono un nucleo, il fulcro dello sport, dei giovani, e cerchiamo tutti insieme, istituzioni e sport, di far crescere i ragazzi in maniera sana e responsabile, in un periodo, in un momento, in un'epoca dove questo sembra sempre più difficile. Ha una grande vitalità del ciclismo, come giusto che sia, vitalità poi dimostrata anche dal fatto che ogni anno queste premiazioni avvengono in una comune diverso, a dimostrare come il ciclismo è presente sul territorio. Ciclismo presente sul territorio in tutte le sue componenti, quelle giovanili, quelle meno giovani, ma sicuramente con una prospettiva che è quella di una crescita di tutto il movimento, crescita che poi viene sotto gli occhi di tutti, perché tanti giovanissimi hanno conquistato anche dei buoni piazzamenti a livello nazionale, tanti giovani si sono messi in mostra, tante attività vengono organizzate dalle associazioni sul territorio. Credo che al di là di qualche piccolo problema legato più che altro alla riforma, ai problemi di sicurezza a cui oggi i genitori tengono molto molto molto, credo che la federazione nel suo totale possa dire di aver avuto un anno positivo. Se poi andiamo a vedere anche quelle che sono le proiezioni dell'anno in corso, ancora Giro d'Italia, ancora Tirreno Adriatica, ancora le grandi classiche del ciclismo che hanno scelto l'Umbria come una regione in cui poter dare anche una grande visibilità, partenze, arrivi che sicuramente ancora una volta ci vorranno all'attenzione internazionale, sicuramente le grandi attività fanno da traino poi al movimento giovanile, e credo che il presidente Alunni stia lavorando bene. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Mercoledì 14 febbraio. Ariete, sollecitata dal sole, la vostra luna nel lavoro punta al rilancio, favorito il raggiungimento di ambizioni professionali e cambiamenti. Festeggiamenti sottotono per San Valentino, i vostri programmi non incontrano l'approvazione del partner. Toro, operando con calma e determinazione potrete fare gli aggiustamenti e le modifiche necessarie per sbloccare una situazione affettiva ambigua. Una bella cura oppure una terapia naturale sono quello che ci vuole per mantenere una buona forma. Gemelli, basta che la luna sosti pimpanta nel segno dell'Ariete scortata dal sole perché il corso delle emozioni si assesti nella carreggiata giusta. Ottime carte da giocare per ribaltare a vostro favore una questione insoddisfacente. Novità, inviti in arrivo. Cancro, presi in contropiede da qualche imprevisto, sbagliate nel giudicare situazioni e persone, mettendovi in testa idee che non corrispondono al vero. Per la festa degli innamorati indossate il vostro miglior sorriso e mettete in sordina recriminazioni e lamentele. Leone, energia da vendere e umore alle stelle con la luna in Ariete. Se avete collezionato una serie di insuccessi personali avrete l'occasione per rifarvi. Più intraprendenti e più sicuri riuscirete ad assumervi quelle responsabilità rimandate da tempo. Vergine, frequentando ambienti dove circolano idee nuove o accettando inviti di un certo impegno sociale, avrete l'opportunità di mettervi in luce. L'obiettività di giudizio e la linearità del vostro intervento susciteranno l'ammirazione di molti. Bilancia, l'umore non è adatto per festeggiare degnamente la festa di San Valentino. Per non rischiare che finisca a schifio, conviene soprassedere. La situazione affettiva vi stimola a vedere chiaro in voi stessi e a compiere una scelta indovinata. Scorpione, in questa fase occupatevi seriamente dell'organizzazione, a cominciare dalla professione, scambio con gli altri benefico per l'economia.
piccole e grandi incombenze domestiche e lavoretti di restauro o di manutenzione riusciranno a meraviglia. Sagittario, vi sentite energici, motivati per mettere in cantiere progetti, prendere decisioni vincenti, per i single incontri interessanti, buttatevi. Con le esaltanti promesse lunari è facile essere di buon umore, recuperare padronanza e coraggio. Capricorno, sotto il raggio della luna in Ariete, in mattinata la tranquillità apparirà un'utopia, a maggior ragione se il partner punterà i piedi per futili motivi. Mantenete il controllo senza commettere passi falsi, trovate un compromesso fra le esigenze vostre e altrui. Acquario, con il sestile lunare che garantisce risorse energetiche e vi aiuta a canalizzare la volontà in una direzione ben precisa, la giornata è uno spasso. Ritmo dinamico e atmosfera vivace coinvolgono anche il settore degli affetti. La serata riserva sorprese. Pesci, l'attivismo lavorativo porta nuove prospettive di guadagno. Tante piccole cose si sistemano nel posto giusto. Sopravvive un po' di malinconia. Affettivamente siete al sicuro, però se volete vivacizzare l'intesa, organizzate qualcosa di speciale. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Alta pressione rimonta con netto miglioramento del tempo. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per mercoledì 14 febbraio. Nuvolosità irregolare al mattino al nord, con possibilità di nubi basse o nebbie su coste e pianure e maggiori aperture sul centro-sud. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nebbie e nubi basse ed ampi spazi di sereno e addensamenti più compatti al nord-est. In serata e nottata nebbie e nubi basse anche fitte su coste e pianure delle regioni settentrionali, ampi spazi di sereno al centro-sud. Temperature minime in lieve diminuzione e massime stabili o in locale rialzo. Per ulteriori dettagli seguite come sempre le previsioni aggiornate sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.